US Open 2017, Day 1, in campo Giannessi, Fabiano e Lorenzi. Tre italiani in campo, tre italiani a caccia di un pass per il secondo turno. Giannessi, Fabiano e Lorenzi alla prova US Open, teatro prestigioso, partite sulla carta di difficile soluzione. Alessandro Giannessi sbarca a New York senza un apprendistato sul cemento. Di recente, infatti, semifinale ad Umago, challenger di Cortina e qualificazioni a Kitzbühel, il tutto rigorosamente su terra, la superficie preferita. Incrocia Gulbis, indecifrabile talento. Non certo scintillante il cammino dell'Ettone, fermato da Jouzni a Cincinnati e da Fuksovic a Winston-Salem. Resta però difficile immaginare una sua caduta. Secondo match sul campo N.8. Thomas Fabiano attende invece John Patrick Smith. Per l'australiano, buon percorso di qualificazione a Cincinnati, disco rosso al primo turno con Gasquet. Esiste un precedente tra i due, al Challenger di Tiburon nel 2014. 61-64 Smith nell'occasione. Fabiano ha invece in bacheca il secondo turno a Cincinnati, rientro da LL dopo il forfait di Roger Federer, by desordio e sconfitta con Khachanov, e la sconfitta al via a Winston-Salem con Edmund. Vale il discorso fatto per Giannessi, sul veloce è certamente costretto ad un atteggiamento difensivo. L'avversario non è di prima fascia, lecito sperare. Quarto match sul campo 14. Paolo trova il portoghese Lunga.Sousa. Non un passato confortante, tre partite e tre sconfitte per l'azzurro, battuto in stagione a Kitzbühel, 61 al terzo. A Winston-Salem, secondo turno per Lorenzi, fermato dal giovane americano Fritz con doppio tie break. Non ha colpi risolutivi, deve quindi affidarsi al suo spirito di sacrificio. Lunghe rincorse, una tenace resistenza. Sousa, 2 tie a Cincinnati, KO con Sugita, male a Winston-Salem, non è ostacolo senza soluzione, tutt'altro. L'incontro appare in equilibrio, giocano in un giardino che non amano. Terzo match sul campo N.11.